Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il martedì 3 di agosto e noi siamo qui per leggere la parola del Signore. Stiamo leggendo il libro di Primo Re. Durante questa puntata noi leggeremo Primo Re capitolo 8. Parola del nostro Signore. Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù, i principi delle famiglie dei figli di Israele per portar sull'arca del patto del Signore, dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone nel mese di Etanim, che è il settimo mese, durante la festa. Quando arrivarono gli anziani di Israele, i sacerdoti presero l'arca e portarono sull'arca del Signore la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti e i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta l'assemblea di Israele convocata presso di lui si radunarono davanti all'arca e sacrificarono pecore e bue in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinato per essa, nel santuario della casa, nel luogo santissimo sotto le ali dei cherubini. I cherubini infatti avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dall'alto all'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano dal luogo santo, davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste là fino ad oggi. Nell'arca non c'era altro se non le due tavole di pietra che Mosè vi aveva deposte sul monte Horeb quando il Signore fece alleanza con i figli di Israele, dopo che questi furono usciti dal paese d'Egitto. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa del Signore. E i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi il loro servizio a causa della nuvola, perché la gloria del Signore riempiva la casa del Signore. Allora Salomone disse: il Signore ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. E ho costruito per te un tempio maestoso, un luogo dove tu abiterai per sempre. Poi il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele e tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. Egli disse: benedetto sia il Signore, Dio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide, mio padre, e con la sua potenza ha adempiuto quanto aveva dichiarato dicendo: dal giorno che feci uscire il mio popolo di Israele dall'Egitto, io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù di Israele per costruirvi una casa dove il mio nome dimorasse, ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo Israele. Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre: tu hai avuto in cuore di costruire una casa al mio nome e hai fatto bene ad avere questo pensiero. Però non sarai tu a costruire la casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi. Sarà lui a costruire la casa al mio nome. Il Signore ha adempiuto la parola che aveva pronunziata e io ho preso il posto di Davide, mio padre, e mi sono seduto sul trono di Israele come il Signore aveva annunziato e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio di Israele. E là ho assegnato un posto all'arca nella quale è il patto del Signore, il patto che Egli stabilì con i nostri padri quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Poi Salomone si pose davanti all'altare del Signore in presenza di tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse: «O Signore Dio di Israele, non c'è nessun Dio che sia simile a Te, né lassù in cielo né qua giù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuore. Tu hai mantenuto la promessa che facesti al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua bocca, la tua mano oggi adempie. Ora, Signore, Dio di Israele, mantieni il tuo servo Davide,
mio padre la promessa che gli facesti, dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che sieda davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli vegliano sulla loro condotta e camminino in mia presenza come tu hai camminato. Ora, o Dio di Israele, se è vera la parola che diceste al tuo servo Davide, mio padre, ma è proprio vero che Dio abiterà sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che ti ho costruita. Tuttavia, o Signore, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica. Ascolta il grido e la preghiera che oggi il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi aperti notte e giorno su questa casa, sul luogo di cui dicesti: qui sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige da lui il giuramento per costringerlo a giurare, se egli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascolta dal cielo. Agisci e giudica i tuoi servi. Condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente trattandolo secondo la sua giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e suppliche in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non ci sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li hai afflitti, tu esaudiscili dal cielo. Perdona il loro peccato ai tuoi servi e al tuo popolo Israele, ai quali mostrerai la buona strada per cui debbono camminare, e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia o dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle locuste o dai bruchi, quando il nemico assedierà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da qualsiasi individuo o da tutto il tuo popolo d'Israele, che riconoscerà la piaga del proprio cuore e stenderà le mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora e perdona. Agisci e rendi a ciascuno secondo le sue vie. Tu che conosci il cuore di ognuno, perché tu solo conosci il cuore di tutti i figli degli uomini e fa che essi ti temano tutto il tempo che vivranno nel paese che tu desti ai nostri padri, anche lo straniero che non è del tuo popolo Israele, quando verrà da un paese lontano a causa del tuo nome, perché si udrà parlare del tuo gran nome, della tua mano potente e del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa. Tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora, e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti come fa il tuo popolo Israele e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo partirà per far guerra al suo nemico, seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se pregherà il Signore, rivolto alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere e le sue suppliche e rendigli giustizia. Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è uomo che non pecchi,
e ti sarai sdegnato contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico che li deporterà in un paese ostile, lontano o vicino. Se nel paese dove saranno schiavi rientrano in se stessi e tornano a te e ti rivolgono suppliche nel paese di quelli che li hanno deportati e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito da empi, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il cuore, con tutta l'anima nel paese dei loro nemici che li hanno deportati e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelto e alla casa che io ho costruito al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, e le loro preghiere, le loro suppliche, e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te e muove a pietà per essi quelli che li hanno deportati affinché abbiano misericordia di loro, poiché essi sono il tuo popolo, la tua eredità, che tu hai fatto uscire dall'Egitto da una fornace per il ferro. Siano i tuoi occhi aperti alle suppliche del tuo servo e alle suppliche del tuo popolo Israele, per esaudirli in tutto quello che chiederanno. Perché tu li hai separati da tutti gli altri popoli della terra per farne la tua eredità. Come dichiarasti per mezzo del tuo servo Mosè quando facesti uscire dall'Egitto i nostri padri, o Signore nostro Dio. Quando Salomone ebbe finito di rivolgere al Signore tutta questa preghiera e questa supplica, si alzò davanti all'altare del Signore, dove stava inginocchiato, tenendo le mani stese verso il cielo. Alzatosi in piedi, benedisse tutta l'assemblea di Israele ad alta voce, dicendo: benedetto sia il Signore che ha dato riposo al suo popolo Israele, secondo tutte le sue promesse che aveva fatte. Non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri. Non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di Lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i suoi comandamenti, le sue leggi, i suoi precetti che Egli prescrisse ai nostri padri. E le parole di questa mia supplica al Signore siano giorno e notte presenti al Signore nostro Dio, perché Egli renda giustizia al suo servo e al suo popolo Israele giorno per giorno secondo il bisogno, affinché tutti i popoli della terra riconoscono che il Signore è Dio e non c'è alcun altro. Il vostro cuore sia dunque dedito interamente al Signore, al nostro Dio, per seguire le sue leggi e osservare i suoi comandamenti come fate oggi. Poi il re e tutto Israele con lui offrirono dei sacrifici davanti al Signore. Salomone immolò come sacrificio di riconoscenza 22.000 bue e 120.000 pecore. Così il re e tutti i figli di Israele dedicarono la casa al Signore. In quel giorno il re consacrò la parte di mezzo del cortile che è davanti alla casa del Signore, poiché offrì in quel luogo gli olocausti, le offerte e i grassi dei sacrifici di riconoscenza, poiché l'altare di bronzo che è davanti al Signore era troppo piccolo per contenere gli olocausti, le offerte e i grassi dei sacrifici di riconoscenza. In quel tempo Salomone celebrò la festa e tutto Israele con lui. Ci fu una grande assemblea di gente venuta da tutto il paese, dai dintorni di Camat fino al torrente d'Egitto, raccolta davanti al Signore, al nostro Dio, per 7 giorni e poi per altre 7, in tutto 14 giorni. L'ottavo giorno il re fece partire il popolo. Quelli benedissero il re e se ne andarono alle loro tende, allegri e con il cuore contento, per tutto il bene che il Signore aveva fatto a Davide, suo servo, e a Israele, suo popolo. Parola del Signore. Che brano meraviglioso della parola del nostro Signore,
vedere il Signore come parla al suo popolo e ha dato a Salomone il privilegio di costruire questa casa per la consacrazione al Signore. Noi sappiamo che oggi anche noi, diversamente da Salomone, non abbiamo bisogno di costruire un tempio, ma il tempio dello Spirito di Dio è il nostro cuore. Che io e te possiamo vivere per il Signore e lasciare questa parola penetrare nella nostra vita, ma che ugualmente possiamo, come il Signore ha dato a Salomone, il privilegio di pregare a Dio, di consacrarsi, affinché la nostra preghiera, prima di essere esaudita, possiamo consacrare e vivere, camminare nei precetti e nella parola del nostro Dio. Questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Un forte abbraccio, un santo bacio e vai sempre più forte nella parola del Signore. Dio ti benedica nel nome di Gesù. Gloria a Lui.